Buonasera, bentrovati a tutti con l'appuntamento in diretta con l'informazione di Udinese TV. Apriamo questa sera con le tensioni che ci sono all'interno del governo, lo schiaffo del Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto sul decreto aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no, ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere approvato entro questa settimana. Berlusconi chiede al Presidente del Consiglio di aprire una verifica di maggioranza e di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria. Tajani evoca la crisi, il Movimento 5 Stelle non voterà anche al Senato. La Lega attacca su cannabis e Ius Scholae. Scorrendo i tabulati emerge che complessivamente non hanno partecipato al voto 227 deputati, oltre agli 88 assenti giustificati perché in missione. Su 104 deputati del Movimento sono 85 quelli che non hanno partecipato al voto, seguendo così l'indicazione del partito. In serata al Quirinale Draghi ha incontrato il Presidente Mattarella. Al centro del colloquio sono stati passati in rassegna i temi di politica internazionale e nazionale, ma il Presidente Mattarella non si è espresso in merito al voto sul decreto aiuti e possibili scenari. Intanto il Premier si sta preparando per l'atteso incontro con i sindacati di domani, dove si potrebbe parlare di rinnovo dei contratti, taglio del cuneo fiscale e anche della proposta a cui sta lavorando il Ministro Andrea Orlando sui minimi salariali per il contrasto al lavoro povero. Ci sono brutte notizie invece per quanto riguarda le forniture del gas. La Russia riduce di un terzo le forniture all'Italia rispetto alla media negli ultimi giorni. Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Il governo mantiene lo stato di preallerta necessario al monitoraggio costante dei flussi senza alcun bisogno di misure emergenziali e di un passaggio allo stato di allerta, e quanto ha ribadito il MITE precisando che la riduzione di circa 30% sulle forniture di gas annunciate rappresenta una parte marginale della fornitura giornaliera totale, che viene ampiamente compensata dalle altre forniture che il governo si è assicurato con il piano di diversificazione portato avanti negli ultimi mesi. L'Unione Europea, dal canto suo, si sta preparando ad ogni scenario. La situazione è chiaramente seria e dobbiamo essere preparati. A metà luglio, come è noto, verrà varato un piano di prevenzione in vista dell'inverno, e quanto ha spiegato il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, è necessario arrivare il prima possibile ad un'autonomia energetica dalla Russia. E ritorniamo sull'assalto alla CGIL avvenuto nell'ottobre dell'anno scorso a Roma a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Ebbene, quest'oggi il GUP, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto le prime 6 condanne tra i 6 anni e i 4 anni e mezzo. In particolare 6 anni sono stati inflitti a Fabio Corradetti, figlio della compagna del leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e Massimiliano Urisino, leader palermitano di Forza Nuova. Accolto l'impianto accusatorio del PM Gian Federica Dito, che contesta i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. La difficoltà nel mondo dei voli, Ryanair sciopera ancora. La compagnia low cost ha confermato che gli aerei resteranno a terra domenica 17 luglio. Il Codacons bolla come irresponsabile lo stop, mentre a suo utenti preannuncia denunce. La conferma arriva dal segretario nazionale della FILT CGL Fabrizio Cuscito per la mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'adeguamento dei salari. E problemi, quelli del trasporto aereo, che non sono destinati a risolversi nel giro di qualche giorno, e infatti proseguiranno per tutta l'estate, ma non solo in Italia, anche all'estero. E quanto ha detto stamattina Enrico Marchi, il presidente di Save, società che gestisce tra le altre cose lo scalo Marco Polo di Venezia. La notizia positiva, ha sottolineato Marchi, è che non siamo a rischio paralisi. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi, siamo chiamati a un forte senso di responsabilità. Nel corso dell'ultimo sciopero indetto dalla società di handling Aviation Service, le adesioni sono state 8 su 350 lavoratori. Questo vi fa capire, ha concluso, quanto le persone siano legate al proprio lavoro e quanto loro stessi abbiano voglia di farlo al meglio. A Venezia dal 1 maggio al 4 luglio sono stati cancellati 315 voli, il 2% del totale. Il 58% sono arrivati in orario, il 29% con meno di un'ora di ritardo, mentre l'11% con più di un'ora. E questo è il punto che ha fatto Marchi, evidenziando come la situazione non sia troppo critica, perlomeno in Italia. Ed ora passiamo al Covid. Aperta con oggi la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni, lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza. Sentiamo. Proprio oggi
le due istituzioni per noi internazionali di riferimento, l'ECDC, che è il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, l'EMA, che è l'Agenzia Europea dei Medicinali, hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, della quarta dose, anche alle persone sopra gli 60 anni. E proprio in queste ore, immediatamente, quindi già nella giornata di oggi, noi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari, le nostre indicazioni a questa determinazione dell'EMA e delle CDC. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Speranza, che ha sottolineato l'importanza di continuare a mantenere dei comportamenti cauti dato l'andamento del virus, virus che continua ad aumentare. E infatti la notizia negativa è che in aumento sono anche i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri. Allora vediamo quali sono i dati a livello nazionale di quest'oggi, dove si registrano 37.756 nuovi contagi a fronte dei 188.153 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 20,07%. Le vittime di oggi sono in aumento, 127 rispetto alle 44 di ieri, sono invece 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri, gli ingressi giornalieri sono 47, i ricoverati nei reparti ordinari 9.454, rispetto a ieri sono 410 in più. In regione, in Friuli Venezia Giulia, invece sono 554 i nuovi casi, rilevati su un totale di 2.463 tamponi eseguiti. Oggi si registra il decesso di una persona di Pordenone, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 191. Passiamo alla cronaca. Migliorano le condizioni di salute del giovane aggredito ieri all'alba a Lignano, Sabbiadoro, nei pressi di una discoteca, probabilmente dopo una lite intercorsa tra decine di persone. A quanto si apprende, a partire da domani il giovane di origine albanese potrebbe essere sentito dagli investigatori che al momento stanno indagando per il reato di lesioni gravi. La versione che fornirà il ragazzo di circa 20 anni, residente a Udine, potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire l'accaduto, dal momento che non ci sarebbero state telecamere, impianti di videosorveglianza e comunque testimoni durante la rissa. E mercoledì mattina si svolgerà in prefettura a Udine la riunione per valutare i correttivi da adottare a Lignano dopo la maxi rissa. Da più parti si auspica il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine. Domani intanto riaprirà l'ufficio della polizia. Vediamo tutto nel servizio. Il potenziamento della presenza di forze dell'ordine, la sorveglianza con steward pagati con gli appositi fondi regionali, il DASPO, per evitare che certi soggetti si ripresentino. A Lignano si valuta il da farsi dopo la maxi rissa tra 35 giovani, per lo più magrebini, sul lungomare Kekler nella notte tra sabato e domenica. Non sono solo volate parole grosse e spintoni, ma sono sbucate anche coltelli e cocce di bottiglia. Un ventenne albanese residente a Udine è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, con lesioni causate da un pestaggio a mani nude e con un bastone. Un episodio su cui indagano i carabinieri, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, e di cui si parlerà mercoledì mattina alle 11.30 in prefettura a Udine. Alla riunione, che in realtà era stata calendarizzata prima della rissa, interverranno i rappresentanti delle forze dell'ordine e del comune. Non pare percorribile la soluzione estrema prospettata da qualcuno, ovvero un'ordinanza simile a quella che a Jesolo vieta l'accesso all'arenile il sabato notte. Intanto si segnala a Lignano Pineta l'aggressione ai danni di un imprenditore pordenonese di 63 anni, mentre camminava sul marciapiede lungo Arco del Grecale. Due persone ieri sera verso le 21.30 lo hanno affiancato a bordo di una moto e gli hanno strappato il Rolex d'oro che portava al polso. Domani intanto riaprirà Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva l'ufficio della polizia, che sarà operativo fino a fine agosto. Il personale proveniente dalla questura di Udine, che sarà a servizio nella località marittima, di provata esperienza nell'attività di controllo del territorio, sarà affiancato da agenti di nuova nomina provenienti da altre sedi, garantendo maggior numero di pattuglie automontate rispetto agli anni scorsi.
Andiamo ora con la cronaca chiusa forte, dove è stato soccorso tra le 17.30 e le 19 di oggi un uomo del 1949 residente in Valdogna, precipitato ieri in un dirupo con la sua Jeep. L'uomo si era recato ieri a fare dei sopralluoghi in alcuni terreni e stavoli di proprietà. Quando, ha raccontato quest'oggi al suo ritrovamento, è stato abbagliato da un raggio di sole ed è precipitato per un centinaio di metri lungo il solco di un rio. Nella caduta, seppur traumatizzato e incastrato nell'abitacolo, è rimasto sempre cosciente, ma ha perso il cellulare e non è riuscito a chiamare i soccorsi. Oggi i suoi parenti, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo, hanno visto i segni della caduta chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tarvisio, la Guardia di Finanza, l'elisoccorso e i tecnici della stazione di Moggio del Soccorso Alpino, oltre ai carabinieri di Pontebba. L'uomo è stato raggiunto dal basso a piedi, i vigili sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere e il ferito è stato sistemato nella barella spinale e affidato all'elisoccorso diretto ad Udine. Vediamo ora quali sono tutte le altre notizie di giornata, i principali fatti raccontati nelle nostre flash news a cura di Francesca Santoro. Sono oltre 5.000 le tonnellate di pellet da riscaldamento contraffatto e commercializzato in frode sequestrate dalla Guardia di Finanza in un'operazione che ha interessato complessivamente 40 province italiane e che ha riguardato anche Friuli Venezia Giulia. 52 titolari di aziende, rivenditori, produttori, importatori e grossisti del settore sono stati denunciati per contraffazione e frode in commercio. Sono stati sequestrati anche 47 macchinari e impianti industriali destinati alla produzione del pellet illegale, nonché oltre 1,5 milioni di sacchi vuoti, destinati a essere riempiti e immessi sul mercato con indicazioni mendaci e marchi di certificazione contraffatti. Nel 2021 il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Udine, con competenza territoriale sul Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige, ha sequestrato beni per 3.774.000 euro e condotto 16 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza di musei, biblioteche e archivi, 37 controlli ad aree archeologiche marine terrestri, siti UNESCO in primis, 139 verifiche in aree con vincoli paesaggistici monumentali, 107 controlli esercizi antiquariali commerciali e 7 a mercati e fiere, 55 le persone denunciate, 675 reperti sequestrati. Non c'è pace per la motonave Adriatica, l'imbarcazione che collega Grado a Trieste. Dopo i viaggi ripetutamente cancellati a causa del mare grosso e del maltempo, con l'inevitabile malcontento dei fruitori, ieri sera verso le 19.30 il comandante si è ferito, cadendo a bordo durante le manovre di ormeggio. Al Molo IV a Trieste sono quindi arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le cure al ferito e lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara. È stato coinvolto nella rissa in via Vidali a Trieste la notte tra sabato e domenica, insieme ad altri due giovani, e così è stato denunciato dalla polizia per lesioni. Il litigio è avvenuto all'esterno di un bar nel rione Barriera, con più persone che si sono picchiate anche con sgabelli e uno dei partecipanti ferito al capo. Uno dei tre denunciati, ieri, in una diretta sui social, ha minacciato di prendere una pistola. Nel video, oltre al sottofondo musicale, si distinguono frasi che fanno intendere la volontà di vendicare l'accaduto da parte di uno dei coinvolti. Sulla vicenda indaga la polizia. Di turismo, perché c'è stato un boom dopo i 2 anni passati nel mese di giugno e i primi giorni di luglio. Tornano ad avere un ruolo importante le agenzie che offrono maggiore competenza e maggiore garanzia rispetto all'online. In questo primo scorcio d'estate in Italia si è registrato un vero e proprio boom del turismo, con le persone che anche grazie all'allentamento delle restrizioni per il Covid-19 hanno ripreso a viaggiare per raggiungere le proprie mete preferite. Nel mese di giugno, per esempio, le spiagge italiane sono state prese d'assalto anche dai turisti provenienti dall'estero. Non sono comunque mancati i disagi, in particolare negli aeroporti, che lamentano una carenza di personale sia di terra che per quanto riguarda i piloti, un problema che ha causato ritardi e cancellazioni non solo tra le compagnie low cost. Le agenzie di viaggio stanno ricevendo molte richieste anche a discapito dei servizi online, proprio perché i clienti vogliono essere sicuri di evitare ogni problematica, come sta accadendo nelle agenzie del centro di Pordenone. Secondo me la televisione sta facendo un po' di terrorismo per quanto riguarda queste cancellazioni. È vero che ci sono meno voli, che le compagnie ogni tanto ritardano piuttosto che cancellano, ma non lasciano comunque
il passeggero a piedi, nel senso che riproteggono, quindi danno delle alternative al volo magari già acquistato, o danno la possibilità comunque di cambiare la data o cambiare solamente l'orario. Non lasciano a piedi, poi comunque se uno prenota in agenzia, l'agenzia può comunque dare l'aiuto nel trovare la situazione, l'alternativa diciamo al volo cancellato piuttosto che ritardato. Le richieste sono sia Italia che estero, non abbiamo una prevalenza di uno piuttosto che dell'altro. Si è ripreso a viaggiare, le mete sono in auge, sono tornate alla grande Stati Uniti. Il lungo raggio è ricominciato con i viaggi di nozze, manca un po' che ci aspettavamo più famiglie per quanto riguarda il medio raggio e il corto raggio. Anche chi una volta faceva le vacanze in autonomia è ritornato in agenzia, quindi siamo molto contenti che anche il nostro ruolo venga apprezzato anche in tutto quello che sono la nostra esperienza e la nostra l'essere in grado di risolvere problematiche che per altri potrebbero essere un po' più complicate da gestire. In questo momento il nostro ruolo è tornato importante perché noi diamo l'assistenza che internet non dà. Se ci sono problematiche di cancellazioni voli o ritardi e quant'altro, insomma. Quindi abbiamo in più questo, che noi l'assistenza la diamo. E sì, le crociere stanno andando molto bene. Ci sono state anche diverse prenotazioni, anche noi abbiamo mandato via parecchi clienti. Senza particolari problemi. Turismo ma anche iniziative. Grazie a No Borders Music Festival e Improsit Summer Edition, il Tervisiano godrà di un ricco programma e di un ricco palinsesto. La stagione è iniziata con numeri molto positivi, ma la regione si conferma una meta in cui vivere l'estate in sicurezza e in libertà. E allora sentiamo il commento di Bini sulla stagione estiva e sulla programmazione invernale. Abbiamo appena iniziato l'estate, quindi posso fare un bilancio previsionale. E la partenza è stata strepitosa, devo dire grazie a un palinsesto di eventi importanti come quelli che andremo a presentare oggi, a Improsit Summer e No Border Festival, eventi in grado di attrarre davvero migliaia e migliaia di visitatori. Siamo ancora in una fase di concerti estivi, nomi importantissimi a livello nazionale e internazionale. Insomma, presenza di turisti significativa, anche località balneari, montagne, quant'altro. Cioè, il Covid c'è, che sta continuando a girare, ma io penso che si debba incominciare un po' a convivere. Prudenze, sempre prudenze, ma insomma, leggo che insomma, ospedalizzazioni, per grazie di Dio, sono poche, quindi bisognerà incominciare a convivere con questo problema. Gli operatori del Tervisiano, anche ai nostri microfoni, avevano recentemente parlato anche della necessità di programmare per tempo la stagione invernale. In tal senso cosa possiamo dire, Assessore? A che punto siamo? Siamo che abbiamo portato la scorsa settimana in giunta una delibera che fissa già le tariffe e i calendari. Si va di bene che fino a ieri si portavano queste cose in autunno, quindi io ho voluto un cambio di passo forte da parte di Promoturismo, c'è stato, li ringrazio per aver assecondato un po' i miei desiderata, che vanno anche nella direzione di permettere agli operatori di programmare per tempo quella che sarà la stagione invernale. A proposito di eventi e di concerti estivi, questa sera sul palco del Parco del Valentino a Pordenone è presente Mahmood, vincitore di ben 3 edizioni del Festival di Sanremo, una nella categoria giovani, campione di vendite, autore di molti big della musica italiana, artista che ha saputo cambiare il volto del pop con uno stile unico, riconoscibile, trasversalmente amato da pubblico e critica. L'artista ha portato a Pordenone, come potete vedere dalle immagini che ci ha mandato Alessandro Pomarè, l'unica data regionale del Ghetto Olimpo Summer Tour, a 2 mesi dalla sua seconda partecipazione all'Eurovision Song Contest e reduce dal successo al 72esimo Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi. Ed ora passiamo allo sport. Lo sport: da domani alle ore 16 saranno in vendita i biglietti per Udinese-Chelsea in programma alla Dacia Arena venerdì 29 luglio alle ore 21. Ovviamente tutti i dettagli per l'acquisto li potrete trovare sul sito udinese.it.
Rimaniamo sempre sui colori bianconeri perché è stato ospite questa sera a Udinese Tonight il nuovo giocatore bianconero Sandy Lovric, che sui nostri schermi si è presentato parlandoci di qual è la sua posizione in campo preferita e soprattutto raccontandoci che cosa significhi per lui essere approdato all'Udinese. Per primo sono veramente molto felice e contento di essere qua. Per fare questo salto anche nella mia vita e anche nella mia carriera significa veramente tanto, perché è sempre stato un obiettivo per me arrivare nella Serie A e adesso sono qua e adesso, come ho detto, voglio dare il mio massimo ogni giorno, ogni allenamento e sono veramente contento e felicissimo e adesso inizia il lavoro, ancora il lavoro giusto. Ho giocato tanti ruoli sul centrocampo, anche davanti alla difesa o mezzala, e alla fine giocherò lì dove il mister dice, e l'obiettivo è dare sempre 100% uguale dove. 40 anni fa il trionfo dell'Italia ai Mondiali di Spagna, l'11 luglio del 1982 l'Italia conquistò la terza stella della sua storia battendo la Germania 3-1. E quest'oggi noi insieme a Francesca Santoro siamo andati a Mariano del Friuli, che è il paese d'origine di Dino Zoff, portiere di quella nazionale. A Mariano è presente da tantissimi anni una casa museo dove sono contenuti tantissimi trofei. Circa 200 le persone che quest'oggi l'hanno visitata, mentre noi abbiamo raccolto un'intervista telefonica proprio con Dino Zoff. Sentiamo. Qual è il suo spirito di oggi? Come ricorda quel giorno di 40 anni fa? Vabbè, lo spirito è buono naturalmente, lo ricordano tutti con piacere, anch'io, però insomma comunque è passato. Però direi che insomma è stata una fase importante della vita mia calcistica e poi così ricordato da buona parte degli italiani, fa piacere. Un pezzo di storia, direi, senza esagerare. Beh, calcistica senz'altro. Beh, non solo calcistica, insomma, è una giornata che ricordano tutti, ognuno a modo suo magari, ma tutti hanno dei ricordi legati a quel giorno, beh, quella vittoria. Sì, anche perché sono stati mondiali fatti proprio ad hoc per risultare ricordabili, perché vincere dopo le polemiche, dopo tutto, insomma, e quindi certamente poi con come gioco molto, molto bello, all'altezza della situazione, con tanti gol fatti su azione, e quindi direi che c'è tutte le componenti. Mi dispiace che Berzotto abbia avuto pochi onori su questo, che l'artefice in assoluto era lui, ecco. E adesso ci proiettiamo come sempre sulla giornata di domani e andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali, quali sono i titoli delle prime pagine. Iniziamo subito con il titolo del giornale. Il giornale scrive: svolta di Berlusconi, basta ricatti grillini, provocazione del Movimento 5 Stelle, non vota il decreto aiuti, Forza Italia e Lega, ora verifica di governo, Draghi va al colle, Tajani, il PD non vuole evitare lo strappo, idem arretrano, rinviati, cannabis libera e cittadinanza facile. Ancora vediamo il titolo della Verità, l'indagine della società anestesisti smentisce i gufi dell'allarme continuo, pochissimi in rianimazione per il Covid, il presidente della Siarti, più dell'86% dei pazienti è ricoverato in intensiva per altre patologie e risulta positivo soltanto a causa di protocolli che bisogna cambiare. L'emergenza sanitaria che rende obbligatorio il test all'ingresso in ospedale non ha più senso. Il titolo di Libero, Draghi spalle al muro, dai, viene giù tutto, Conte ricatta, Berlusconi chiede la verifica, il Premier sale al Quirinale, governo a un passo dalla crisi ma non ci faranno votare neanche stavolta, guerra sul gas, la Germania complice di Putin. Andiamo avanti con il titolo del Foglio, liberiamo il Green Deal dall'ideologia, le
vediamo se riusciamo a zoomare, eccolo qua, la decarbonizzazione è cruciale, ma la transizione non può diventare una spinta della deindustrializzazione dei nostri paesi. Limitarsi a fissare target non basta, serve un nuovo patto europeo, manifesto per la sinistra del futuro. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, del nostro telegiornale. Come sempre io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona notte e lasciandovi alla Cadde Oggi di Guido Gomirato. L'11 luglio 1985 nasce ad Atene Orestis Karnezis, portiere dell'Udinese dal 2014 al 2017, e in questo periodo ha collezionato 113 gare di campionato. Karnezis è cresciuto nel Osti di Creta, poi passato nel Panathinaikos di Atene, ma in questa formazione doveva scalare una montagna per trovare il posto, nel senso che il titolare era giocatore pressoché inamovibile, il titolare era un giocatore che poi passerà al Palermo senza però lasciare il segno. Questo portiere è Zorvas, per cui con la cessione di Zorvas al Palermo Karnezis ha finalmente via libera e lui ne approfitta, fa un importante salto di qualità, diventa uno dei migliori estremi difensori del campionato ellenico, viene anche convocato in nazionale. Nel 2013 l'Udinese lo adocchia, lo acquista, lo presta al Granada e con la formazione andalusa nell'aprile del 2014 è protagonista di una ottima, grandissima partita contro il Barcellona. Ferma tutti i tentativi di segnare da parte del Barça, anche Messi deve inchinarsi di fronte alle prodezze del portiere del Granada. Karnezis quindi viene a Udine e l'allenatore, che era Stramaccioni, deve decidere se far partire titolare Karnezis oppure Scuffet. Opta per il greco e la soluzione si rivelerà quella più appropriata. Karnezis nell'Udinese si dimostrerà portiere di assoluto affidamento. Se vogliamo fare una classifica di merito per quanto riguarda gli estremi difensori che hanno indossato la maglia dell'Udinese, in prima posizione colloco Handanovic, poi subito dopo Romano, De Sanctis e Turci, ma al quinto posto indico proprio Karnezis, il quale nel 2017 passa al Watford, ma fa il dodicesimo perché il titolare è Gomez, quindi la storia diventa presente. Proprio un anno fa di questi tempi l'Udinese lo cede al Napoli nell'ambito dell'operazione che porta in terra partenopea l'altro portiere Alex Meret. Karnezis vanta anche 49 presenze a difesa della nazionale ellenica.